Il punto di partenza di questa escursione, che sale direttamente al rifugio Scarpa Gurekian, è il centro abitato di Frassenè, lungo la Val Sarzana, che tramite il passo Cereda collega Lagordino con il Primiero. Il sentiero da seguire è il 771. Il sentiero 771, che dall'abitato di Frassenè sale al rifugio Scarpa Gurekian, si snoda all'interno di una comoda strada carrozzabile che si inoltra attraverso i boschi di questa meravigliosa valle. E per essere il 19 di marzo, è anche la festa del papà, per cui, sebbene in ritardo quando avrete la visione di questo video, un augurio a tutti i papà del mondo, compreso me. Ed è un bellissimo punto di vista che guarda verso la Croda Granda, 2849 metri. È così che in poco meno di 2 ore si giunge al rifugio Scarpa Gurekian. È del rifugio Scarpa Gurekian a 1735 metri. Lascio così questa bellissima terrazza panoramica del rifugio Scarpa Gurekian, seguendo la linea di sentiero 769 che si incammina ai piedi dell'Agnier in direzione delle Malghe dell'Agnier.
Ed eccola a 1623 metri di quota, Malga Dagnier di fuori. La Malga si raggiunge sul sentiero 769 direttamente dal rifugio Scarpa Gurekian in poco più di un'ora di cammino. E per il rientro a valle, direttamente dalla Malga Dagnier, seguo una strada forestale che scende direttamente in direzione della località di Bertoi. Bellissima escursione di fine stagione nel lago Ordino, al rifugio Scarpa Gurekian e alle Malghe Dagnier. Una comoda e poco impegnativa passeggiata dal centro abitato di Frassenè, giungere quindi al rifugio Scarpa Gurekian. Più impegnativo invece il sentiero 769 che dal rifugio Scarpa stesso porta in direzione delle Malghe Dagnier. Cosa molto importante lungo la forestale che scende direttamente dalle Malghe è tenere sempre come punto di riferimento un paio di sentieri che lungo la forestale appunto tagliano sulla destra con indicazioni Frassenè e Bertoi. Ed eccomi giunto all'abitato di Bertoi. Qui termina il sentiero, qui termina questo anello lungo la base dell'Agnier. Ed è a un centinaio di metri dopo aver lasciato le poche case che sono presenti a Bertoi, a una piccola deviazione, o meglio a una scorciatoia, che riporta in tutta sicurezza e tranquillità in direzione di Frassenè, evitando quindi la strada principale. Tempo complessivo di circa 7 ore l'intero anello partendo e rientrando nuovamente a Frassenè a Gordino, soste comprese.